Ciao a tutti cristallini e cristalline. Nel video di oggi, come da titolo, andremo a scoprire delle nuove creazioni in resina. In realtà non dovevo fare delle creazioni in resina, dovevo fare solo delle prove per questo di qua. Però ho un po' esagerato con la resina e non la volevo buttare. Quindi ho fatto delle prove per vedere cosa veniva. Allora, inizierei dagli scarti. Allora, questo gattino è ancora un po' morbido, intanto sono passate già 24 ore. Ok. Che carino. Vediamo se riesco a metterlo a fuoco. Eccolo qua. Poi, come altri scarti, ho queste conchiglie, che è la prima volta che provo. Oh, che bella! Sì, mi piace. Oddio, sembra come le mie unghiette. Ma è bellino! Questa è minuscola. Bellina pure lei. Bella! Mi piaceva di più azzurra, però. Bella pure loro. Già. Questa è anche la prima volta che la provo. Non so se riesco a tirarla fuori. Ok, ce l'abbiamo fatta. Secondo me è giusto. Questa coroncina. Anche l'unicorno è uno scarto. Eh sì, era davvero tanta, tanta resina. Ed ecco il nostro unicorno. Non so perché, ma mi piace sempre il fatto che sia trasparente con tutti questi glitterini. Anche questo. C'è, non c'è niente di che. In realtà è molto più acceso come colore, però la telecamera fa un po' a modo suo. Ormai questa S di Slipknot l'ho fatta tipo in ogni modo, perché c'è resina, la faccio sempre. Eccola qua, sempre che non viene questa parte, non va bene. Eccola qua. Ma in realtà sarebbe un rosso e un giallo, volevo fare tipo l'effetto fuoco, ma non è venuto, va bene. Quest'altro, che ho lasciato con i buchini, di solito li copro, stavolta voglio vedere come viene così. Dai, è carina, qua si è mischiata un pochino, peccato, però mi piace. Sì, facciamo così, lasciamo, la rimettiamo qua, vediamo se è venuto l'effetto. Sì, bella, questa mi piace. Mi piace di più con la mia mano dietro perché il rosso sembra più rosso, però mi piace. Ok, rimettiamola qua. Ma asciugati. Asciugati dritta. Eh sì. Sì, anche il pentacolo ho fatto sempre di colori molto pucciosi. Esci fuori. Esci fuori. Senza romperti. Si è rotto? No, via. Ok, schiacciamolo bene. È leggermente deformato. Oh, mi piace azzurro. Vabbè, che qualsiasi cosa mi piace azzurra, ma vabbè. Poi ce l'ho al centro con di più. Vediamo il drago, perché ormai ho capito che sto facendo tutti i draghi, cioè praticamente ho fatto dell'acqua, ho fatto il fuoco e oggi ovviamente verde, quindi di terra. Oddio, no, cos'è questa cosa qua? Il pigmento non si è miscelato bene, peccato. Vabbè, lo aggiusterò in qualche modo. Poi, andiamo alle cose magari più. Questo lo lascio per ultimo perché ho paura. Aspetta,
altri scarti, cioè ho fatto una marea di resina, poi l'ho colorata, quindi sembra che non siano scarti, ma in realtà tutta la pelata di oggi sono scarti. Oh, io e le dosi non andiamo d'accordo. Abbiamo fatto, sì, mamma mia che morbida. E lasciando stare questa parte, sì, niente di che, semplice. Vediamo questi allora, questi ho provato dei pigmenti, quindi vediamo questi. Su quelli ci spero tanto. Oh, questo mi piace. Oh, sì, questo è bellino. Guardate come è venuto bellino il verde, perché ho fatto tipo rosso, poi giallo, giallo e blu. Quindi ho questa sfumatura bella, mi piace. Cioè, quando non le voglio fare mi vengono le sfumature. Ok, vuole sapersi. Anche questa, quindi, visto che a me non interessava tanto fare le sfumature, sarà venuta, no? Senza romperlo, magari, perché sì, ok, che è uno scarto, però se è carino, sai. Vediamo. Anche qui ovviamente è venuta la sfumatura, ragazzi. E mi piace pure. Insomma, mi ricordo il fuoco. Poi. Allora, ho sempre paura, quindi andiamo sugli altri scarti. Ah, ecco, questo è uno scarto con lo scatto. Così. Un altro gattino, che è al contrario dell'altro. Questo è più trasparente, bellino pure lì. Andiamo avanti. Questo è proprio gli scarti degli scarti. Non mi dispiace, carino, niente di particolare. Schiacciamolo pure noi. Sì, vedo che mi è rimasto parecchio rosso e giallo. Oddio. Vediamo. Sembra che sia, c'è una pollicina qui. Dai, non è malaccio. Quellino pure lui. Schiacciati. Schiacciamolo. Ok. Ah, la sfumatura è venuta pure qua. No! Mi sono accorta ora. Che qui c'è una mega bolla. Vabbè, vedremo che fare. Allora, questo giallo. Sto riempendo tutta di glitter. Qualche bollicina. La resina già stava cominciando a diventare un po' densa. E questo. Oddio, cos'è questo scatto? Sembra tipo rosato vederlo così, eh? In realtà è tipo sull'azzurrino. Cioè, tipo effetto ghiaccio. Non so. Queste sono difficilissime ogni volta da tirare fuori. Facciamo che le tiro fuori e ve le faccio vedere. C'è un po' di angelina in questa. Guardate, sono semplici, quindi un attimo. Oddio, non ti rompere, una paura tremenda ogni volta. Ok, la prima. I glitter sempre che scendono da un lato. La seconda. Eh sì, è proprio il pigmento, guardate, anche in questa perlina. C'è un po' di quello che ho messo sul drago. Qua mi sa che era sporco lo stampo. Le porte non sono venute per niente bene, però nell'ultima. Quella bianca. Quella bianca mi piace. Vediamo. Cioè, si vede, ma non si vede. Oddio, carino però qui. Sì, mi piace come effetto. Ok, ora andiamo a questi due. Non mi ricordo. Allora, uno ha un
pigmento tipo effetto specchio blu, dovrebbe essere questo. È diverso perché era lo stesso blu e mi è venuto un po' più luminoso, ma niente di... Anche questo è lo stesso blu, però qua ho messo la polvere Aurora, che praticamente uso una volta sì e l'altra sì. Non avevo mai provato su un cameo. Ok. Oh, lì. Carino, oddio, sembra verde. Sì, bello. Va bene, ora fatto tutto, andiamo a quello per cui ho fatto la colata. Ok, iniziamo. Oh, già si vede qualcosa, mi piace. Dopo 5 minuti in seriamente e averlo deformato in vari modi. Ok. Oddio. Oddio, che bello! No, vabbè, mi piace un sacco. Voi vedete se si vede l'unione perché non è tutto un unico foglio. Mamma, sei stupendo! No, vedete, che bello! Sto mettendo un casino. Ok, ora sono contenta. Dato che ho fatto tutto per questo, devo solo limare qui. Sì, è bello, bello. E niente, dolci cristallini, questo è il video, spero che vi sia piaciuto. La mia preferita, visto che lo fanno ovunque, io la loro preferita, lo dico anch'io, è questo, sì, decisamente è questo. Dopo questo, devo dire che sono anche soddisfatta di alcuni cammai, anche questo, cioè un po' in generale, semmai posso dire quale mi piace meno, tipo il drago che è venuto con tutte quelle macchiette, per il resto... O le perle stanno scappando. Spero che il video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!